Realizzare una biblioteca civica diffusa, creando una rete di punti di lettura pubblici e gratuiti, diffusi sul territorio cittadino, integrati anche con spazi privati come ambulatori, sale d'attesa, bar, negozi e altre strutture sociali, con l'obiettivo di offrire spazi di sviluppo e di crescita culturale e sociale, come anche promuovere momenti di partecipazione e di confronto culturale con la realizzazione di club di lettura e reading. Questo è il cuore del progetto Salerno Legge, ideato da Rosanna Belladonna e Rosaria Chechile e promosso dalla Fondazione Copernico con il patrocinio del Comune di Salerno. Il progetto è stato presentato oggi, 1 luglio, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, alla presenza del consigliere comunale Arturo Iannelli, presidente della Commissione Cultura, del vicepresidente della Fondazione Copernico Nicola Scarpa e dell'ideatrice del progetto Rosanna Belladonna, consigliere della Fondazione Copernico e Rosaria Chechile. Salerno Legge è un'idea bellissima, insomma, che tende a portare poi sul territorio cittadino, a beneficio della comunità, l'idea del libro a disposizione per tutti, che non è nella classica idea della biblioteca ferma da raggiungere, ma addirittura raggiunge invece i cittadini in un angolo che può essere quello di un bar come i Caffè Letterari, che a Salerno ne abbiamo già avuto qualche esempio, negli ambulatori, nelle sale d'aspetto di alcuni studi, insomma, raggiunge nelle scuole stesse, addirittura nelle palestre. La mia idea è nata un po' di anni fa, in un'altra vita, come si suol dire, quando ero la proprietaria, gestivo uno stabilimento balneare ad Acciaroli nel 2010 fino al 2013 e lì Legambiente ci fu una campagna estiva sugli stabilimenti balneari proprio di un piccolo book crossing. E l'idea mi piacque molto, un libro che costa 18-22 euro, se uno è appassionato di libri va a incidere molto sul bilancio familiare. Quindi mettere a disposizione eventualmente di qualche libro che ho, anche vecchio, basta che sia in buono stato, perché logicamente non accetteremo libri che siano rovinati o comunque scritti. Basta che sia in buono stato, che le persone possono prendere gratuitamente e possono dare senza nessun tipo di motivo, non devono iscriversi a niente, non devono fare niente, cioè mettere a disposizione dei libri che uno ha. Ci saranno dei punti fisici in tutto il territorio cittadino e poi ci sarà anche un'app collegata, quindi avremo un'infrastruttura fisica e un'infrastruttura tecnologica. Infatti questo per noi è un po' un processo di social innovation, come si dice in Europa, per utilizzare un termine inglese che ormai piace tanto. Quindi ci saranno proprio una serie di punti fisici che verranno messi a disposizione sia diciamo da enti pubblici, e ringraziamo ovviamente il Comune di Salerno che immediatamente ha accolto questa iniziativa ed è il nostro partner in questa iniziativa, ma c'è anche la provincia di Salerno che anch'essa ci metterà a disposizione dei punti fisici, vedremo se la biblioteca provinciale oppure la pinacoteca, insomma uno dei loro spazi. C'è anche la diocesi che ci metterà a disposizione all'interno del centro storico uno degli spazi dell'unità pastorale, probabilmente proprio la cattedrale oppure la sede dell'Azione Cattolica che sta via Largo Doganareggia, e poi tantissimi esercizi commerciali che già ci hanno dato la loro disponibilità per questo progetto. Sicuramente, voglio dire, è una iniziativa molto interessante. Io in qualità di Presidente della Commissione Cultura non potevo non appoggiare questa iniziativa. Rientra in quelle che sono le cose che noi dobbiamo mettere in campo per promuovere la cultura, dappertutto. Oltretutto questa vede delle librerie nei posti più impensati. Sono fermamente convinto che la lettura aiuta a crescere. Dobbiamo probabilmente staccarci da quelli che sono telefonini e voglio dire tutto ciò che non ci consente di avere un contatto proprio fisico con la carta. Saranno, come hanno già detto chi mi ha preceduto nelle interviste, presenti su varie parti della città. Ho acquisito la disponibilità anche all'interno della sala d'attesa dell'ospedale di Salerno della Breast Unit, sarà presente all'interno dell'associazione Angela Serra, siamo al chioschetto dell'Arbostella, insomma diffondiamo sulla città. Questo rientra anche in una cosa che io personalmente ho seguito, e che è quell'ordinanza che noi abbiamo fatto col Comune di Salerno a proposito degli alcolici. In quell'occasione
per prevenire appunto l'abuso di alcol nei giovani, disse che il Comune di Salerno avrebbe messo in campo tante azioni. L'azione che abbiamo fatto con il torneo di pallacanestro che faremo, lo sport, la lettura. Quindi ci auguriamo che a questa iniziativa, che secondo me è molto bella, possiamo avere anche tanti giovani che ci supportano con il volontariato e soprattutto che cominciano a leggere di più.